Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata particolare. Siamo qui per presentare alla città la mostra curata e coordinata dal professor Sgarbi da Giotto Gentile. È un evento che, come ci accorgiamo tutti di giorno in giorno, ci coinvolge sempre di più. È un impegno che è stato preso dalla Fondazione Cassa del Risparmio, da Veneto Banca, del Comune di Fabriano e da altri sponsor che l'hanno sostenuta, per dare un volto diverso alla città. Stiamo cercando di riorganizzare il nostro modo di essere. Credo che in questi mesi avete visto che abbiamo fatto una serie di iniziative importanti che hanno portato in città persone di vari continenti, di vari paesi, di varie nazioni. Abbiamo fatto questo per prepararci un po' a questo evento e per costruire una città diversa, un rapporto diverso. Benvenuti a tutti, la faccio breve perché ci sono altre persone che parlano più meglio, perché vogliamo ascoltare il professor Sgarbi. Buonasera, sarò brevissimo pure io, porto il saluto dalla Fondazione Carifa che abbiamo voluto organizzare questa mostra per un rilancio della città, per lo sviluppo del territorio, per celebrare la nostra antica storia. Siamo particolarmente soddisfatti di come stanno andando le cose, poi c'è questo momento di ansia, ce la faremo nel 25, non ce la faremo, ce la faremo, professoressa Vitti dice che ce la faremo, il professor Pavetti dice che ce la faremo e quindi ce la faremo. Voi siete venuti per sentire Sgarbi e quindi anch'io non la faccio lunga. Ci sono però, c'è una cosa che vi voglio dire, noi fabrianesi dobbiamo essere soddisfatti di quanto stiamo facendo, perché torneranno a Fabriano opere che erano di Fabriano e poi se ne sono andate. Avremo il piacere di rivederle in mostra, opere che tanti anni fa erano qui a Fabriano, e questo mi riferisco in particolare agli affreschi del maestro di Campolonico che erano la fazia di San Biagio in Caprile, agli affreschi che sono di proprietà del Marchese Serafini che gentilmente ci ha concesso, ad alcuni pezzi della collezione Fornari, e questo deve essere per noi fabrianesi un motivo di soddisfazione. Vi ringrazio per la vostra numerosa presenza. Ci dispiace, ma non abbiamo trovato un'altra location più grande. Io termino qui, vi ringrazio ancora e così facciamo parlare il professor Sgarbi. Dice due parole di saluto l'avvocato Maurizio Barbenudo in rappresentanza di Veneto Banca, che è un importante sponsor di questa manifestazione. Avete ascoltato e avete visto il sindaco di questa città, una persona che deve essere orgoglioso e felice di aver avuto la fortuna di essere sindaco di una capitale dell'Italia davanti al mondo. Io lo chiamerei Sagramola, dice Sagramola, insomma, quale che sia l'accento, essendo lui né di destra né di sinistra, ma di centro, l'accento cade dove volete. Avete sentito l'amico diventato un amico dopo incontri illuminati dalla luce che entrava nella bella sede della fondazione della
risparmio di Fabriano Prontano, con un annuncio che è legato a un artista che il destino ha voluto che io incontrassi nella mia vita, che possedessi tre opere che sono oggi esposte vicino ad Ancona, nella città che ha dato i natali a Carlo Maratti. Ora, voi sapete bene che Ancona non è una città reale, è una città eventuale. Tutto quello che accade, accade intorno, accade a Iesi, accade a Fabriano, accade a Osimo, accade nella città del Maratta, accade a Camerano, accade anche a Camerino, accade a San Severino, nulla accade a Ancona. Non spiegherò perché, e non vorrò dire nulla di questa inesistenza drammatica, e attendiamo che la città risorga un giorno nella luce del Signore, forse dopo il giudizio universale. E nella luce che entrava nelle sale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano in Prontano, io salendo vedevo delle sculture meravigliose di Quirino Ruggeri, scultore di Arcevia, che ho incrociato nei lunghi percorsi anche di collezionismo, e abbiamo lungamente parlato di preparare una mostra, in qualche modo di affiancare l'iniziativa di cui parliamo questa sera, anche una mostra di questo artista. L'ha fatta prima Camerano, ma non vuol dire nulla perché hanno scelto in qualche modo la cosa minore. Ma io mentre salivo e guardavo mi compiacevo delle opere così importanti e dimenticate di questo artista. E poi, per almeno due volte, nella sala di riunioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano in Prontano, appariva l'espressione più alta della civiltà marchigiana, il ciauscolo. Il ciauscolo che supera il mulatello e anche la salata da sugo, la sintesi di questa capacità di esprimere qualcosa di forte e di dolce insieme, che è tipico del mondo marchigiano. E l'ultima volta che mi hanno ciauscolato, ho visto che mi rimaneva troppo perché fosse per i deboli denti dei sopravvissuti, ho portato via tutti i salami che c'erano, portandoli nelle sedie. Dovrei, a Roma, mi capita, avere una continuità di esistenza. Avete sentito anche una specie di Paolo il Calvo dell'Antonio di Fabriano, che è l'amico contenuto, evidente seduttore, anti-sagramolo, vedete al baffo così, non so quante ne abbia sedotte, ma tutte quelle che non si fanno il sindaco ci ho pensato benvenuto. E messi insieme in questo concerto hanno voluto con una certa irritazione, perché io, come avete visto forse negli ultimi giorni, ho anche frequentato trasmissioni sportive sul calcio, che intendono una cosa per deficienti, c'è gente 11 che corrono dietro una palla, che poi vanno comunque, insomma una cosa. Però sono andato in televisione e ho raccontato il mio punto di vista sulle questioni. E avevo pensato di fare questo incontro il 13, cioè ieri sera, non solo mondiale, ma volevo mettere gentile mondiale, giotto mondiale davanti a questi 11 che correvano contro 11 di due. Stati minori, la Germania, l'Argentina, quelle cose. Dovevate vedere la faccia del papiere. Diceva come, se il 13, questo stronzo di sgatti che avete parlato, vuole venire qua che c'è il mondiale. Ha detto 14, ha detto 14, non vedevo il 13. Infatti il 14 doveva essere con Baroni, che mi attribuiva l'incarico di ambasciatore della regione Lombardia per l'Expo. Poi oggi è arrivato l'avviso di garanzia. Per fortuna che non ci sono andato. Altrimenti avvisavano anche me, anzi un ciauscolo, per fortuna è andata. E quindi abbiamo confermato questa data, che era quella di presentare un minuto alla città, la quale secondo le stime della Varo Sagrato Sagramola sarebbero qui 300 o 400, e che lui teme l'infarto per Meloni. Quindi non vuole dire che siete circa 1000, che dà il senso una grande attenzione, grande attesa dopo l'importante mostra che per noi avrà avuto,
di Gentile da Fabriano che sembrava irripetibile, e invece è irripetibile e migliorabile, che è quello che abbiamo voluto quando, parlando con Papini, mi sono sentito proporre dei titoli tipo lo spiritualismo francescano nei dintorni di Fabriano, oppure il misticismo a Esanatoria, oppure il bene e il male lungo le colline. Dico, ma che cazzo di titoli sono quelli qua? Per immaginare uno che viene da Colonia per vedere misticismo a Esanatoria. Allora dico, scusate, ci sarebbe un modo, qual è? Mettere dei nomi. E quel giorno Fausto io indicai i due nomi più importanti, Giotto e Gentile, che è la verità, poi spiegherò perché e il senso di questo incontro. Devo dire che era, come dire, l'uovo di Colombo, era una scoperta talmente facile che non c'era bisogno di insistere troppo, ed è stato accolto come il segno di questa mostra importante che spiega perché si arriva a Gentile e ne indica una grandezza non inattesa. Certamente questo può essere detto. C'è stato qualcuno a Fabriano in quel tempo anche più grande di Gentile, lo sappia per voi, qualcuno più grande e che non è giovane. Allora, se questo è il senso dell'impresa, la vostra presenza testimonia una curiosità che è particolarmente motivata. Ma Fabriano è conosciuta del mondo per qualcosa che non riguarda strettamente i grandi artisti che qui hanno lavorato, né miniatori, né scultori, né pittori, ma riguarda la carta di Fabriano è la prima carta del mondo. E quella carta ha filigrane che in una collezione che ne conserva vari campioni rappresentano dei passaggi che possono essere scalentati secondo i decenni. Quindi ci sono le filigrane del 1290, quelle del 1300, del 1310, secondo uno schema che non è dissimile da quello della moda. Gli abiti cambiano, si può riconoscere un abito degli anni 40, un abito degli anni 60, degli anni 80. La moda guida la storia dell'arte. E alcune cronologie dell'arte sono state potute attribuire grazie alla moda. Prima della peste del 1348, le persone che vediamo nei dipinti portavano delle vesti aperte, come delle sottane, perché non c'era il timore del morbo che poteva colpire il corpo nudo passando sotto la sottana. E quindi quello che voi vedete rappresentato con una tunica nella pittura del 300 precede il 1348. Dal 48 in avanti nascono pantaloni che proteggono dagli eventuali morbi che la peste poteva, diffusa in tutta Italia, attribuire. Quindi sulla base di un dato come questo possiamo riconoscere attraverso la moda la data di un'opera d'arte. Non direte è importante o non è importante, questa è altra questione, se sia importante datare un'opera e capire quanto è prima di un'altra, e come quel prima vuol dire rappresentare un passo avanti, un'avanguardia possibile, perché l'avanguardia è la chiave della grande ricerca artistica di ogni secolo, a partire da ciò. D'altra parte, se voi avete in mente la grande arte del Novecento, avete in mente l'avanguardia rappresentata da cubisti, futuristi, Picasso, i quali tutti nei primi vent'anni del Novecento rappresentano questa spinta in avanti di un mondo che si rinnova. E si rinnova con la luce elettrica. Mio nonno nel 1913 diede la luce al paese dove avevo un mulino. E la tecnologia, l'automobile, il rinnovamento, la città che sale, la modernità, segnano un'epoca che l'avanguardia rappresenta. Questo che per tutti è chiaro, i primi 10-15 anni del Novecento, il cubismo nasce nel 1906, le demoiselle d'Avignon nascono, sono concepite nel 1907 da Picasso, il futurismo ha il suo manifesto nel 1909, Kandinsky, il Cavaliere Azzurro, i primi quadri astratti sono 1910-11. Sentite come il Novecento, nel primo e nel secondo decennio, voglia far sentire la novità. E d'altra parte questo valeva anche per il 300, perché nel 300 voi avete letto Dante, vita nuova, dolce stil nuovo. Le opere di Dante, che muore nel 1221, aprono un secolo che è quello di Giotto, che dipinge i suoi capolavori, non qui soltanto, ma a Padova, la Cappella degli Slovini, nel 1303-1305, esattamente come Picasso.
possiamo dire che Giotto è stato per il 300 quello che è stato Picasso nel 900. È interessante dire questo perché tutti voi sapete quanto Picasso ha cambiato il mondo e quanto ha determinato un passaggio verso una visione che prima non c'era, una visione rivoluzionaria della scomposizione dello spazio. Il cubismo è un modo diverso di intendere lo spazio attraverso geometrie plastiche. Ebbene, questo accade sistematicamente in ogni secolo. Se voi guardate il 400, vedrete che il battistero, le prove per il battistero, le formelle, sono del 1402 e la cupola dei Brunelleschi è del 1416. Quando arrivate nel 500 vedete Tiziano Giorgione, che muore nel 1510, quindi dipinge i suoi capolavori come La Tempesta, 1505-6, ma vedete che a Roma, la Cappella Sistina, la volta, le stanze vaticane, Michelangelo e Raffaello lavorano nel 1507, 1508, 1509, così come l'otto delle Marche. Quindi anche in questo caso la cadenza delle prime due decadi è assolutamente rispettata. Quando arrivate al più grande rivoluzionario di tutti i tempi, l'inventore della fotografia, molto prima che la fotografia nascesse, cioè Caravaggio, non mancherete di verificare che è morto nel 1610. Quindi i suoi capolavori sono 1601, 2, 3, 4, 5. Nel 700 avete Tiepolo e Vattone che aprono il secolo, e nel 800 avete i grandi pittori di paesaggio tedeschi e francesi che e inglesi che nel 1810, 11, 8, 7 cambiano completamente lo spazio perché rappresentano un mondo in cui l'uomo è piccolo, piccolo, attraverso le Alpi, anche se Napoleone, ma la natura è più grande di lui. Rivoluzione della natura sublime, dell'assoluto della natura che investe l'Ottocento. E quindi dovremmo chiederci se capita qualcosa nel 1310 a Fabriano, visto che nel 1410 Gentile dipinge il politico di Valladolid. Anche in questo caso è rispettata la cadenza. Le grandi rivoluzioni accadono all'inizio di un secolo. Poi naturalmente serve la moda, perché se tu scambi un'opera del 1350 per un'opera del 1310, c'è qualcosa che non funziona. La moda ti dice no, se voi riconoscete che una Giulia, una Giulietta, una Lancia Flavia, una macchina degli anni 60 è diversa da una Audi di oggi, la stessa cosa per i vostri occhi, è una percezione immediata che nella moda e nelle automobili non potete confondere. Se voi vedete un film con una Giulia della polizia, siamo nel 1970, se vedete una Topolino, siamo nel 1948, e tutto questo serve per dire che la nostra percezione è legata al mutamento del gusto. Qui a Fabriano questo avviene nella filigrana, dove lo spostamento di decenni è rappresentato dai mutamenti della filigrana della carta. Allora ho pensato che noi dovevamo non trascurare questo dato così importante per la vostra città, la ragione per cui Fabriano è una capitale del mondo. E abbiamo pensato che si poteva fare un saggio, esporre in una camera oscura le filigrane in controluce. Si può fare, si potrà fare, certamente ci sono saggi, documenti, c'è questa collezione che ci consentirebbe una selezione, diciamo, per 150 anni di mutamenti, ma io ho pensato che era una cosa buona prendere spunto da un'immagine che abbiamo trovato nelle vostre filigrane del 1310. E adesso si avanza Liana Lippi, vedrete che gli analitti, se si spoglia, fa uno spogliarello, adesso non è proprio, si tolga la giubba, se la può togliere, eccola qui, ha qui al centro una capra, eccola qua, la capra, se questi occhiali non si è preparato, fai vedere la capra, eccola qua. Questa è una capra, dice, se la fanno vedere, porca puttana, eccola qua, capra, capra, che avrà nella produzione che noi faremo, così sapete che le vostre dicono anche, falla vedere ancora, di quelle che sono le cose che si vendono, di queste se le parla sempre il marketing, solo se la mia firma è un po' strappata, ma ha scritto qui sotto capra gentile, capra gentile. Quindi la filigrana diventa maglietta. L'inventore della filigrana è un bullo che si chiama Yuri Happiness, che è qui, che però ha fatto meglio, viene a far vedere tu, apra il petto, fai vedere cosa hai fatto, ecco, capra, 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 fallo vedere. Con cornice. Quindi diciamo che lo spunto
della filigrana ci consente di iniziare un'assolutamente inedita operazione di quelle che sono quelli che fanno assolutamente marketing, economia dei beni culturali, come far sì che anche quelle capre che mentre venivano qui andavano al ristorante, vanno alla mostra e guardano gentile perché trovano la maglietta della capra. È un modo per sedurre anche le menti più ottenebrate e portarle dolcemente verso il mondo dell'arte con una capra gentile in tiratura limitata. Saranno, credo, solo 1000 copie, costosissime, rarissime. Invece le altre, quelle con il quadro, saranno fatte in 26 milioni di copie, perché quella sarà la richiesta minima, facendo però sì che almeno un italiano su due non la possa avere. Quindi dei 52 possibili acquirenti, 26 milioni potranno avere, gli altri quando dovendo fare un numero limitato comincia a scrivere 26 milioni, 25 milioni 999 mila e finalmente quando arriverà il 26 milionesimo e uno non c'è più per te, esaurita. Quindi due tipi di tiratura, la tiratura di Fabriano Gentile e quella rude che avete visto. Ecco, questo è uno degli elementi esterni di una macchina. Io ieri sera ero a vedere la bella mostra di Piero Ferlini che chiudeva in coincidenza con il mondiale. Ed è una mostra importante perché sono le opere che stanno nel gallery, di tante gallery che chiuse. E devo dire che, oltre ai dipinti importanti di Mark Jones, di Everett Billings, di Dante Gabriele Rossetti, io stesso per la prima volta ho comprato un piatto con un quadro riprodotto, perché mi è sembrato una buona idea fare pagliettine, oggetti, matite, che in qualche modo ti facessero, più che un catalogo, ricordare un'occasione in cui la bellezza, l'estetica, la moda entrano in un rapporto stretto con l'arte, facendola diventare più popolare, più accostante, più amica, più vicina. E allora abbiamo inventato questa idea perché gli amici della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano di Copramontana mi fecero vedere la filigrana della capra, con l'idea che poteva essere guida per... Ho pensato, dico, cioè, possiamo evidentemente partire di lì e in quell'immagine intendere qualcosa che richiama la grande tradizione della produzione della carta e insieme a qualcosa che coincide con mostra che è appunto l'apertura del XIV secolo. Ecco, in questo giocare e collegare cose vicine e lontane, c'è però da dire che quello che verrà fuori da questa mostra, confermando l'intuizione facile di Belloni con la mostra che fece 100.000 visitatori Gentile da Fabriano, è che non doveva essere quello un punto d'arrivo e un'occasione irripetibile. Si poteva fare altro, era difficile farlo, cercando di ampliare l'orizzonte, è importante verificare che prima di Gentile non ci sono soltanto fenomeni marginali o subalterni al primato della grande civiltà umbra che è rappresentata da Giotto, o perlomeno dal Giotto umbro, dal Giotto di Assisi. E quindi andare a verificare che cosa capita a Fabriano quando Giotto ha appena finito lavorare ad Assisi per la seconda volta. Lui andrà tra il 1288 e il 1292 e tornerà tra il 1309 e il 1312. Quindi ci sono due momenti, il secondo importante quanto il primo, perché è nel vento di quella rivoluzione che ogni decade iniziale di secolo indica come volontà di mutamento. E che cosa fa Giotto? Perché Giotto è così importante? Perché di Giotto si parla tanto? Perché Giotto è il primo pittore moderno. E cosa vuol dire il primo pittore moderno? Certo, non vuol dire Picasso, ma quasi. Se voi guardate le opere prima di Picasso e Picasso, vedete che c'è un salto tale che si capisce che Picasso è un rivoluzionario, la cui forza dura per circa 70 anni. L'influenza di Picasso sulla pittura del Novecento, nonostante tante diverse avanguardie, dura dal 1900 almeno 1970. Ci sono ancora pittori che continuano a sentire e ripetere quello che, variando continuamente stile, Picasso ha fatto nel corso di 7-8 decenni. Giotto è lo stesso. Giotto inizia alla fine del 200 e la sua influenza dura fino alla fine del 300, quasi 100 anni. Ci sono pittori che, palpettando, ripetendo, rimodulando, non vanno più avanti di lui rispetto a quello che ha concepito nel 1303-1305 a Padova. E dico Padova perché una cattiva notizia da oltre il Fabriano sarà che uno dei miei maestri, prima amico e poi nemico,
plausibile che Giotto non sia l'autore delle storie di San Francesco della Chiesa Superiore degli Assisi. Ma voi guardate adesso, Chiesa Inferiore, Chiesa Superiore. Quella inferiore fa vedere opere straordinarie di Cimabue, Pietro Lorenzetti, di Ambrosio Lorenzetti, Giotto in un secondo tempo. Ma quello che noi intendiamo di Giotto di riferimento, con i libri di testo, quello in cui si vede la storia nuova di questo santo morto da pochi decenni, ma ancora vivo, è singolare anche come digressione, che il modello di Gesù abbia trovato la sua riproduzione come un secondo Gesù in Francesco. Francesco è il solo santo che intende la povertà come guida, ed è singolare che la Chiesa, che ha come santo patrono Francesco e che vede in lui il santo per eccellenza, non abbia avuto nessun papa che ha scelto il nome di Francesco fino a questo ultimo. È inquietante. Ci sono un sacco di Benedetti, di Giovanni, di Paolo, di Pio, Pio I, Pio II, Pio tutto, hanno preso qualunque cosa, ma nessuno o ha osato o ha voluto mostrare la propria inadeguatezza per la forza della Chiesa rispetto alla povertà di Francesco. È arrivato questo argentino. C'è un'immagine che magari faremo circolare nei giorni della mostra, che fa vedere la canonizzazione di un santo in Argentina. Si vede un cardinal Bertone che sembra un faraone egiziano, su un trono alto 7 metri, con una testa ferma, gli occhiali neri, un panneggio gigantesco, e in basso piccolo si vede un chierichetto, Papa Bertone, ancora Papa. Era lì che guardava questa apparizione terribile, tremenda, il cardinal Bertone, che oggi è parzialmente in disgrazia, a rappresentare la Chiesa nella sua dimensione più lontana dal mondo, più lontana dalla povertà, quella francescana, non per colpa di nessuno, che la Chiesa che ci hanno abituato, di cui l'ultimo Papa, che ha avuto pure l'umiltà di dimettersi, è stato l'ultimo simbolo, un Papa elegantissimo, palodatissimo, l'arcivescovo di Camerino, a San Severino, Francesco Brugnara, che è un po' modernista, trovava disdicevole che il Papa andasse a prendere degli abiti del 700 e dell'800 per fare messa. Io lo trovo bello e giusto, da quelli che stiano a uffire o a con la naftalina in un armadio, lui lo trovava come il segno, pur non criticava, di una volontà di guardare il passato invece che una Chiesa moderna. E arrivato il Papa che lui stesso in qualche modo evocava, cioè una personalità che ha rinunciato a tutto e per darne il simbolo ha preso il nome non di un piccolo santo, ma del primo e più povero santo d'Italia. È la prima volta che c'è un Papa Francesco, non c'è più bisogno di chiamarlo Francesco I, perché è il primo, ce ne saranno molti altri. Ma è il segnale di una rivoluzione che non appena si compie viene contraddetta dal potere che si rappresenta nella straordinaria fabbrica di San Francesco d'Assisi, che è un monumento quasi come San Pietro, interamente decorata, in cui la Chiesa in qualche modo assorbe la figura del santo e dalla sua povertà trae gloria, potere. È una cosa importante. L'interprete di questo potere della Chiesa, che si fonda sulla lezione di povertà di San Francesco, è Giotto. Giotto, chissà se è Giotto. Non abbiamo nessun documento certo, se non la presenza di lui, non necessariamente della Chiesa di San Francesco. Lui lavorava molto per le Chiese francescane, lo ha fatto la Basilica di San Antonio. Papa francescano, lo ha fatto a Rimini, dove ha lasciato opere importanti, il crocifisso straordinario, lo ha fatto ovviamente per la principale chiesa, il santuario di San Francesco d'Assisi. Ma la mancanza di documenti, insieme a diversi maestri, ma il maestro di Isacco, Giotto Giovane, mi sa che potrebbe essere una fatica di critica per tentare di capire come comincia Giotto nel 1284, 85, 86, qual è l'inizio di questo pittore che poi deflagherà nel 1303-1305 a Padova, però tanto ad aver ingannato quando avete il ministro Melandri allora fece due articoli sul terzo panorama dicendo Giotto Padano, e lei che ignorante come una capra lo scambiò per andato a Padova, perché non sarebbe dato in Bugello, ma Padano vuol dire che ha lavorato a Padova, non che è Padano. Naturalmente c'era Bossi che era tutto un tempo, ma la Melandri fece la sua topica. In realtà lì c'è Giotto e qui c'è un meraviglioso maestro che nella perfidia di
Federico Zeni, forse non è qui, è un anonimo, e meglio ancora che un anonimo è il suo alter ego, nato però non in Toscana, dove la gloria viene moltiplicata dalla forza di comunicazione di Giorgio Vasari, che fa diventare i pittori toscani i pittori d'Italia comunque per molto tempo, ma da un grande pittore romano che non ha avuto un promotore come Vasari, ma che è stato l'equivalente di Giotto, ha lasciato Vasari sulla fresca meravigliosa, che si chiama Pietro Cavallini. La teoria di Federico Zeni è che l'autore degli affreschi di San Francesco ad Assisi non sia Giotto ma Cavallini. Non cambia molto, sono figure equivalenti, grandi più o meno allo stesso modo, una formata a Roma, l'altra formata a Firenze, ma poi come trovandosi a mezza strada, dove secondo me hanno lavorato entrambi, ad Assisi. Assisi è esattamente a mezza strada tra Firenze e Roma. Io immagino che le due botteghe, quella di Cavallini e quella di Giotto, si siano in qualche modo confrontate in una fase di sincretismo formale che determina un pittore che non è né l'uno né l'altro, ma che potrebbe essere l'uno e l'altro. E nella volontà poetica di Zeni, il pittore, anche attraverso una serie di confronti, ingrandimenti, dettagli, che lui fece fare quando studiò con gli affreschi, è Cavallini e non Giotto. Superata questa contraddizione che negli ultimi decenni, cosa capita a Fabriano? Certamente c'è un riflesso dell'epopea francescana di Assisi, che essa si chiami Giotto o che essa si chiami Cavallini. Ed è immaginabile che non ci fosse in nessuna parte d'Italia, né nel nord, con Parma, né a Rimini, né a Roma, e tantomeno in un posto vicino come Fabriano, nessun pittore che non andasse a capire cosa stava capitando ad Assisi. Perché Assisi in quel momento, per tornare al parallelo di prima, era come Parigi dei primi anni del Novecento. Non si poteva esistere se non a Parigi. Da Malaga Picasso va a Parigi, da Livorno Modigliani va a Parigi, dalla Lituania Soutine va a Parigi, dalla Russia, e anche lui dalla Lituania, parte Chagall e va a Parigi. Tutto quello che noi vediamo, amiamo, i miti della pittura moderna sono pittori parigini per elezione, come i meridionali che vanno a Milano vedono subito milanesi, ma nessuno di loro parigino. C'è una scuola di Parigi, interessanti pittori, ma i grandi pittori dell'avanguardia del Novecento vanno a Parigi perché lì capita la rivoluzione e vengono da ogni altra parte del mondo. Questo è capitato molte volte. È capitato a Padova nei primi anni del 400, quando c'era un laboratorio di ricerche a cui si abbeverano a fianco di Mantegna, che era il capofila, autori come Crivelli, che voi conoscete bene, che lavorava poi nelle Marche, uscito dal Veneto. Ci sono momenti come quelli della grande civiltà rinascimentale a Roma, con Michelangelo e Raffaello, che diventano un'attrazione per tutti quelli che vengono dal nord e da qualunque altra parte del mondo per vedere quello che capita in Vaticano. E c'è l'evoluzione delle rivoluzioni, non più Firenze, non più Padova, ma Roma, quando Caravaggio arriva a Roma e non c'è nessun pittore come collegato con internet. In qualunque parte d'Europa, Rubens compreso, che arriva a Roma nel 1603-4, cerca Caravaggio, Caravaggio si trova nel 1605, scappa e quello lo insegue e non lo trova mai, non lo conoscerà mai, ma lo amava, lo adorava, lo imitava, compra una sua opera per il Gonzaga e nel 1608 gli commissiona la Fermo, la palla d'altare e lui manda Rubens totalmente caravaggesco. Lui ha divinato Caravaggio senza conoscerlo. È esemplare che il pittore più grande del 600 europeo venga a Roma per Caravaggio, ma è quello che hanno fatto tutti, i francesi, i tedeschi, spagnoli, Velázquez compreso, tutti arrivano a Roma, perché lo spirito del mondo è lì, e lì cambia qualcosa, e lì capita una rivoluzione, come Parigi nel Novecento. Allora quello che furono queste capitali, Padova, Firenze, Roma di Caravaggio, Parigi, fu tra fine 200 e primi 300 Assisi, e quindi tutti correvano lì a vedere. Immaginatevi da Fabriano. Da Fabriano partono dei ragazzi pieni di entusiasmo, di volontà di cambiare il mondo, pieni di fantasia, con le menti infuocate, che sentono che è arrivato uno che racconta la storia di San Francesco, e la racconta come se fosse un film, perché la grande rivoluzione di Giotto è non raccontare la storia di santi, ma la storia
storia di uomini. Sarà Caravaggio a confermarlo ancora di più, facendo diventare gente trovata per strada, i protagonisti dei suoi dipinti. Ma già Giotto è il primo pittore della realtà, non vuol dire realismo di volti, di forme, vuol dire realtà di azione, comportamenti che rappresentano emozioni e sentimenti. La modernità è raccontare una storia con una sceneggiatura, che sono i testi da cui derivano quelle storie. E allora si arriva a Assisi e parte a vedere Francesco ancora vivo. Francesco che si muove, che parla di uccelli, che fa qualunque cosa, che aiuta a bere il ragazzo alla fonte. Miracoli diventati pittura. Il cinema inventato alla fine del 200 ad Assisi. E allora questi piccoli pittori di Fabriano si immaginano appunto che vadano lì per vedere qualcosa che era come appunto per Modigliani andare a Parigi, che era come per Picasso andare a Parigi. E ad Assisi guarda, ma potrebbero essere però personalità così fragili da intendere soltanto la grammatica di Giotto. E quindi in qualche modo essere dei epigoni, ripeto, ce ne sono tanti a Firenze, soprattutto molti degli allievi di Giotto sono un po' balbettanti, nel senso che creano uno schema molto semplice, che si riproduce quasi meccanicamente. C'è qualche artista originale, il maestro di Santa Cecilia, ce ne sono molti che trovano a Maso di Banco la loro strada, ma molti di questi sono dei seguaci nel senso più semplice della parola. Quelli di Fabriano dovrebbero essere particolarmente intelligenti, perché non fanno in tempo a spostarsi da Assisi a qui, che già hanno trasformato il linguaggio. E allora si parte così, non so se ne abbiamo l'immagine, forse non c'è, ma intanto facciamo vedere com'era il mondo prima che arrivasse Giotto, com'era il mondo della pittura. Si chiama arte bizantina, quel millennio di arte religiosa che sembra un anno solo, perché in mille anni non capita niente che segnala movimento, novità, libertà, quei passaggi della moda che ci sono tanto cari e che noi avvertiamo nello spostamento di qualcosa che cambia il gusto in poco tempo. Per mille anni rimangono immobili. E un mosaico del IV o V secolo d.C. e un mosaico del 700-800 anni dopo sembrano fatti con lo stampino. Il primo che cerca di smuovere questo blocco cristallino di riproduzione, in cui un dato fondamentale è soprattutto questo, che non solo la pittura si riproduce, il mosaico soprattutto, in maniera ripetitiva, ma gli autori proprio per questo hanno il pudore di non avere un nome, che il nome presuppone una personalità, una variante, un modo di dire così io vedo il mondo. Invece prima di Giotto i pittori sono senza nome, si chiamano come anonimi, maestro di San Luca, maestro della Maddalena, si appena appena qualche variante, è assai difficile, ci sono ovviamente Bonaventura Bellingeri, Giunta Pisano, qualche artista che dà segnali di sé, ma quello che ha la prima personalità a tutto tondo, pittore moderno, subito superato dal suo allievo, è Cimabue. Cimabue è un nome, è il nome di un artista che è pieno di DNA bizantina, che è pieno del mondo che ha alle spalle, che potrebbe continuare a riprodurre quello che per tanti secoli è stato riprodotto, ma sente che deve cambiare qualcosa, e lo vediamo nei meravigliosi affreschi che lui lascia nella chiesa superiore di Assisi. Lì poi c'è un destino meraviglioso, che non è che fossero così straordinari questi dipinti di Cimabue, ma un processo di chimico, di alterazione delle malte, ha fatto sì che quello che lui ha dipinto in positivo sia diventato negativo. Sapete il negativo fotografico? Esattamente come si vede il negativo rispetto al positivo. Ebbene, la carbonatazione del muro ha ribaltato i valori. Quando voi entrate nella chiesa superiore, bellissimi affreschi di Giotto Cavallini, le storie di San Francesco, nell'arso dove vedete degli affreschi bianchi e nero, come negativi fotografici. Hanno una personalità come fossero opere di un artista del Novecento, come fossero Rouault, Kate Colvitz, degli artisti espressionisti, ma non perché Cimabue avesse fatto qualcosa di rivoluzionario,
per la semplice ragione che un processo critico ha ribaltato i valori. E quindi lo vedete. Qui lo vediamo, un'opera che esporremo a Fabriano. Ancora no, torna indietro. Se ho detto ci va pure. Non sono molto paziente, sono buono, ma non paziente. E qui lo vedete con un'opera che è una tavola, piuttosto schematica, che è importante perché rappresenta proprio San Francesco. E lo vedete perché, anche se l'opera ha subito qualche danno, questa è un po' l'ombra di un affresco che sta nella chiesa inferiore di Assisi, dove noi vediamo un San Francesco con l'orecchia sventola. È probabile che invece di idealizzarlo, che comincia il processo di realtà rappresentata, Cimabue sia il primo che cerca di farlo vedere com'era, non idealizzarlo, piccolo di statura, con la faccia un po' triangolare. Naturalmente quest'opera si può muovere, come la potete vedere, è importante per questo segnale, ma occorre che io vi rimandi all'affresco che è all'Assisi, dove si vede veramente questo personaggio piccolo, un po' come Moretti di statura, con le orecchie a sventola e con l'aria di una figura vera, che parla, che era quella, probabilmente che fosse così, che quella fosse una Polaroid rimasta di San Francesco. Questa attitudine o tentativo di rappresentare una faccia di una figura reale viene completamente accolto dal suo allievo, come dice Dante, supera il maestro, che è Giotto. Giotto si incaricherà di fare tutto quello che Cimabue aveva soltanto sperato di poter fare, quello che aveva pensato, che aveva ideato questa ricerca di una novità rispetto agli schemi bizantini, senza riuscire però a trasformarli del tutto. Per capire il passaggio tra l'uno e l'altro, non a Fabriano ma agli Uffizi, basta vedere la maestà di Cimabue, che è in qualche modo come una legalcomania, due dimensioni, un po' schiacciata con la Madonnina e con gli altri, e la maestà di ogni santo di Giotto, 1310, dove si vede questa potente matrona, una scultura antica che domina un trono di cui occupa lo spazio con un corpo reale. Quella realtà del corpo della Vergine e lo scatto in avanti che Giotto, un soggetto come quello della Vergine, rappresenta rispetto a Cimabue. E questo accade ovviamente anche ad Assisi, sia lui sia Cavallini, che hanno una mente che va in avanti rispetto a Cimabue, esattamente come Picasso rispetto ai pittori spagnoli dell'Ottocento. Cioè passaggio e la sensazione che le cose cambiano e tu devi documentare il mondo che muta. Ebbene, se questo avviene a Assisi, continuiamo a vedere subito dopo il capostipite del Cimabue le cose di Giotto che vedrete qui a Fabriano 4, 5 e 6. Ecco, guardate, un affresco staccato, di quanto staccato, quando c'è qualche rischio di danno, di umidità, non oggi che si cerca di agire sul muro, ma negli anni 50 e 60 e anche negli anni precedenti si staccavano gli affreschi, questo consente di avere molti affreschi della vostra biblioteca staccati da serie disagiate. E qui vedete però che questo frammento che mostra un cielo reale, con un motivo decorativo dell'architettura che è in quella semiluna, ha in basso un pastore di profilo, un pastore con i capelli scuri, un pastore nero, è un personaggio della realtà, un giovane francescano che in qualche modo assiste a un episodio di cui è una testa di pastore in una rappresentazione di cui non sappiamo il soggetto, ma vediamo che c'è verità, che c'è il tentativo di rappresentare le cose che siamo davanti. Vediamo ancora meglio due opere che non ha mai visto nessuna, che vengono a Fabriano, completamente inedite. Sono due tondi che appartenevano alla collezione del Carlo, che lo Stato ha acquisito, propriamente non proprio lo Stato, attraverso però un ente pressoché pubblico, che è l'ente corrispondente qui alla Fondazione Cassa del Risparmio di Firenze. 5 e 6. Sono due piccoli tondi meravigliosi, che rappresentano, vedete, se pensate a quello che avete visto di Cimabue, questo santo che vedete qui, che ancora una volta sarà
voglio far sentire la profondità, e vedete che questa è l'espressione di qualcuno che, non guardandoci, vuole che guardiamo come lui guarda. Gioco all'intuizione di farci incuriosire su dove stia andando l'occhio, a cercare magari di dire a qualcuno qualcosa che gli sia di conforto, e lo vedete nel taglio formidabile di quegli occhi girati. E ancora sei, San Giovanni Battista, anche in questo caso stesso motivo, bellissimo il panneggio della veste, il volto che gira, sono due opere di Giotto che arriveranno nella mostra, che non sono mai state viste se non quando furono acquistate dall'Ente Cassa di Risparmio. Ecco, qui si intende in piccola sintesi quello che nel vasto dispiegarsi della sua impresa artistica Giotto ha fatto ad Assisi. Nelle diapositive che mi hanno portato queste immagini manca il punto di partenza, ma non è importante, vedrete pure la vostra, e invece si vedono alcune cose che hanno fino a qui portato a un equivoco rispetto alla originalità e all'autonomia della grande scuola di Fabriano. L'importanza di questa mostra è, sto finendo di scrivere il saggio introduttivo, che con gli studi di Donnini, di Marchini, di Zeri, di Longhi, noi possiamo dire che insieme a una scuola assisiate o umbra, insieme a una scuola romana, insieme a una scuola padovana e soprattutto insieme a una scuola riminese di cui parlerò, esiste una scuola di Fabriano. Non sono epigoni o allievi di Giotto, sono personalità che si caratterizzano per una visione, un punto di vista, un'interpretazione di Giotto che si incarna nelle Marche a Fabriano. Quindi prima di Gentile, già nel 1310, il maestro di Sant'Emiliano, che poi è il medesimo che lavora nelle bellissime cappelle giottesche, ma non giottesche riminesi, giottesche fabrianesi. E per la prima volta l'aggettivo fabrianese connota una scelta stilistica che ha questo carattere fabriano negli affreschi di Sant'Agostino e di San Domenico. Avrete la possibilità, con l'intervento di qualche anno fa della Fondazione, di salire sulle impalcature per vedere questi affreschi che sono Giotto trasferito a Fabriano, attraverso allievi acuti che non hanno bisogno di deviazioni, ma traducono nella lingua di Fabriano quello che Giotto ha fatto per lui ad Assisi. Ho fatto questa considerazione perché quello che c'è di intermedio fra Giotto ad Assisi e Fabriano è una grande, potentissima scuola che è stata studiata da Cesare Brandi, dal mio maestro Carlo Volpe, è stata rappresentata in importanti mostre fatte a Rimini, e per la presenza di Giotto a Rimini determina una vera e propria scuola di maestri riminesi. Esiste nel 300 una pittura riminese che ha peculiarità e caratteristiche che sono essenzialmente, rispetto a Giotto, una maggiore classicità e un singolare riferimento al mondo antico, quello dell'impero romano d'Occidente che finisce la Ravenna in qualche modo e che si rappresenta nei capolavori dei mosaici. Poi guardate il maestro di San Pietro di Silvis, Pietro da Rimini, Giuliano da Rimini, sentite un Giotto più aristocratico, un Giotto che sembra miscelare la sua popolare visione della realtà con il mondo antico, il mondo classico, il mondo romano. È una singolare forza che rende i pittori riminesi inconfondibili e in taluni momenti perfino più poetici di Giotto. Ci sono dei pittori riminesi che non solo con tutti i grandi musei del mondo sono rappresentati, ma connotano una vera e propria scuola riminese. Tanto che quelli che vanno a Rimini, come il mio amico Iuri, non sanno che Rimini è almeno tre o quattro Rimini: la Rimini romana, la Rimini del Rinascimento, ma anche la Rimini del 300. È una vera e propria civiltà artistica, mentre il 400 è rappresentato dal Tempio Malatestiano e il 600 è rappresentato da un pittore riminese nato a Sant'Angelo di Romagna, che è grande quasi come Caravaggio, che è Cagnacci. Quindi mentre tu vai al mare con quegli schifosi condomini di alberghi da bombardare tutti, che hanno distrutto quella bella città, mentre vai in quel mare fetido, hai alle spalle una città meravigliosa, oltre alle discoteche, pure interessante fenomeno della modernità, che connotano la terza Rimini, cioè la Rimini vera, che è quella della civiltà monumentale, la Rimini balneare e la Rimini notturna.
giorno, e quando vanno a dormire si svegliano quelli che già sera, quindi hanno fatto un percorso completo. Ma c'è una Rimini che è la prima città del Rinascimento, con Giovanni Battista Alberti, una grande città romana e una grande città del 300 con i pittori riminesi. Ora, se voi studiate la letteratura artistica, esiste, a parte quelli che hanno un minore interesse, un minore sensibilità, quindi forse lo ignorano, una vera e propria scuola riminese, che è indicata come una scuola con le sue caratteristiche. In nessun libro di storia dell'arte fino ad oggi c'era una scuola di Fabriano con lo stesso peso. Da questa volta in avanti essa ci sarà e spiegherà perché a Fabriano è nato Gentile. La spiegazione della grandezza di Gentile deriva da un humus del quale c'è spazio per fare qualcosa che non è né umbro né romagnolo, è marchigiano fabrianese. Ecco, questo mi è parso di vedere nei vostri didattici affreschi. Giotteschi fabrianese, non giotteschi come pensavo qualche anno fa, per la prima volta riminese, perché l'assonanza con Rimini faceva pensare che artisti di Rimini o della scuola di Rimini o giotteschi che hanno visto nel loro modo, che prima ho spiegato in sintesi, Giotto ad Assisi, hanno portato a Rimini quei meravigliosi affreschi, o a Ravenna, come la scuola riminese prosegue, fossero arrivati anche a Fabriano. Quindi le opere delle vostre chiese fossero di scuola riminese. In questi giorni, studiando e verificando anche l'atteggiamento della critica, ho capito che esattamente come c'è la scuola di Assisi, la scuola di Padova, la scuola lombarda, per certi versi, c'è una scuola marchigiana che si radica qui e che inizia con un maestro documentato nel 1911, quindi sempre in quegli anni qui si documenta la volontà di mutamento, che è il maestro di Santa Maria, maestro che ha nato sicuramente qui, ha lavorato qui e trasforma questa dimensione aulica, solenne, statuaria di Pietro Garini e dei grandi riminesi in qualcosa di geometrico, qualcosa di astratto. Se voi guardate bene il panneggio di Santa Lucia e Santa Caterina o della Maddalena attribuiti e riferiti maestro di Sant'Emiliano, vi rendete conto, prende il nome della chiesa dove vengono gli attrezzi staccati del vostro museo, che lui fa una sintesi quasi astratta nei panneggi della monumentalità statuaria dei pittori riminesi. È una sua peculiarità, una sua geometrizzazione che lo caratterizza come un artista assolutamente distinto e originale dagli assisiati, dagli umbri e dai riminesi. Prima però di arrivare a questa peculiarità accanto all'immagine proprio del maestro di Sant'Emiliano, mi sembra interessante far vedere cosa si intende con Rimini 7, 8, 9, andiamo avanti e vediamo. E vedrete di questi meravigliosi artisti, ecco, questa è una croce che viene da Sassoferrato, poco lontano di qua. Arriva fin qui, ecco perché a Sassoferrato non c'è una scuola di Sassoferrato, prima del pittore che si chiama Sassoferrato. C'è una scuola riminese che dal mare si spinge fino a Sassoferrato e si ferma un po' prima di Fabriano. E guardate quanto questo dipinto sia come una croce di Giotto, con la stessa armonia, con la stessa classicità e qualcosa anche di più interiormente sofisticato. Dirò di Giotto che è sublime, ma proprio questa componente soave, lirica, che caratterizza i riminesi. E lo vedete in questo dipinto che verrà alla mostra, alle porte di Fabriano, attestando questa avanzata tenaglia dei pittori riminesi, che però saranno fermati dai pittori fabrianesi che non hanno bisogno di loro, che capiscono Caravaggio da soli, che parlano la lingua di Giotto da soli, che parlano la lingua di Giotto senza bisogno di mediazione, non hanno bisogno che gliela insegnino i riminesi, la imparano da soli, e nel 1311, cioè molto presto. Guardiamo però cosa vuol dire essere riminesi anche nel mondo, ci diamo da Rimini. Guardate la meraviglia, ecco, vedete quale classicità in quei panneggi, quale compostezza, quale armonia, quale geometria. È un Giotto che è diventato, come dire, più classico, che sembra impaginare delle figure che sono come statue antiche. E questo è Giuliano da Rimini, dell'incoronazione della Vergine che viene prestata dal Museo di Rimini. Guardiamo il maestro politico di Ascoli, 8,
Anche qua, vedete, questo, diciamo, è un pittore interessante, sta un po' ad asso, come potete capire, insomma, cioè, è un po' sgrammaticato, è un riminese di coglionito, ecco, lo vedete bene, ce lo si vede, cioè tenta, non riesce a essere né di Fabriano né di Libri, e di Ascoli, insomma, meridione, ma è meridione. E però vedete che anche qui c'è questa geometrizzazione, il pittore che sente, potremmo dire in verità, che parla in riminese con un accento marchigiano, ecco questo, e quindi interpreta ma non ce la fa, vedrete poi perché con il seguito. Guardiamo ancora il maestro dell'interrogazione di Urbino, un maestro anonimo, lo vedete, in cui gli elementi che vi ho detto, vedete il bellissimo panneggio della Santa Caterina, vedete questa dimensione statuaria anche in articolo formale, vedete la semplificazione tipica della scuola di Rimini, anche nelle sue declinazioni di minor peso, quindi anche di maestri anonimi come questo. E vediamo ancora Undici, questo affresco staccato che viene da Palazzo Barberini. Ecco, vedete come il giottismo viene come decantato, purificato, semplificato, reso più sintetico, addirittura con elementi quasi prostetici, come le ragazze che stanno qui in basso, dove si sente il corpo, le ginocchia, il peso fisico. E finalmente, fatto questo panorama, vicino, Giotto all'Assisi in Umbria, Rimini come capitale di una derivazione, di una variazione del giottismo, andiamo a una scuola assolutamente autonoma, che parte dal mondo bizantino, lo supera, ma non nella direzione del realismo giottesco, ma nella direzione più intimistica, più decorativa, che è la grande scuola senese. Quella scuola senese che è rappresentata a Assisi dagli affreschi di Pietro e Ambrogio Lorenzetti che stanno nella Basilica Inferiore. Sono affreschi che cadono dopo Giotto di qualche anno, verso 1320-30, e ne abbiamo qui due campioni, ovviamente non potremmo portare gli affreschi, in questa croce di Pietro Lorenzetti che viene dalla Regione di Cortona, dove vedete che quel Giotto che era in diventato quella figura del crocifisso che avete visto di Sassoferrato, così sintetica, qui ha invece una energia e una dimensione espressiva, non dirò drammatica, perché non è mai veramente drammatico Pietro Lorenzetti, ma più caricata, più intensa, più espressionistica in qualche modo, che è questo Cristo a cui scendono i capelli, vedete, con una caratteristica che è una variazione più narrativa e sempre più intimistica di Giotto. E la variazione senese, i pittori senesi hanno una caratteristica affettuosa, emozionata, con una partecipazione quasi patetica che vedete qui. E nella versione non drammatica del crocifisso, del Cristo, potete vedere un altro capolavoro mai visto dal 1978, dove peraltro era molto difficile vederlo perché apparteneva alla collezione Serri Story, una grande collezione che fu messa all'asta da Sotheby, la casa d'asta inglese, a Firenze. Lo Stato arrivò e bloccò la vendita. Per molti anni ci furono ricorsi, la collezione Serri Story non poteva sopravvivere con un museo a sé stante, e lo Stato, la sovrintendenza, soprattutto dopo 20 anni, ha consentito che alcune opere potessero essere cedute. Il grande collezionista di Milano ha acquistato questo assoluto capolavoro che richiama la Madonna del Bambino di Montecchiello, nei capolavori di Pietro Lorenzetti. Che cosa si vede in questo grande pittore senese rispetto a Giotto? La componente umana, emotiva. Vedete questa Madonnina che invece di tenere il bambino come se fosse un principe, come la Madonna dei Santi, che viene mostrato perché rappresenta quello che Dio sarà dopo la passione, Dio che torna a essere il Dio giudicante, e c'è un bambinotto che accosta la guancia a una madre, si sente il profumo, si sente la dolcezza, l'umanità, lei se lo stringe, è lui che la tocca e le affianca la guancia. Ecco, questa componente emotiva è la componente che caratterizza la grande pittura senese, in particolare Pietro e Ambrogio Lorenzetti, che lavorano ad Assisi. È probabile, e qui comincia il bello per così dire, che
ciò intendo ad Assisi Pietro e Ambrogio Lanzetti, grandissimi, grandi come Giotto, ma più sentimentali, più emotivi, più romantici, e Simone Martini. E lo dico perché, e arriviamo al centro della mostra, fra Giotto ad Assisi, i primi giotteschi fabrianesi e Gentile da Fabriano, c'è un maestro che io ritengo grande come Giotto e grande come Gentile, che però ha un problema, è anonimo. Allora, niente come il nome nel nostro tempo determina divismi. Tiziano, Picasso, Michael Jackson. Immaginate che Jackson fosse un anonimo. E allora certamente non giocheresti con la forza del suo nome. E così avviene che nonostante tanti studi, gli approfondimenti, le ricerche, i documenti non trovati, il maestro chiave della pittura del Trecento Fabriano resti pervicacemente anonimo. Ed essendo anonimo, impedisca la costruzione di un mito intorno al suo non nome. Si tratta di un maestro convenzionalmente chiamato maestro del Campanonico, di cui qui vediamo una serie di affreschi che furono staccati e che hanno ovviamente comportato una serie di alterazioni, sia rispetto al fatto che si stavano vicino a Fabriano, che oggi non lo sono più, perché staccati di lì, per una legge che non è stata rispettata grazie a me, che riguarda i volti di Cartoceto, che faccio una piccola deviazione, perché come voi sapete a Cartoceto, vicino a Pergola, furono scoperti dei volti meravigliosi, quasi come i volti di Riace. La legge vuole, legge che lo Stato ha stabilito con quello che oggi è il codice urbano, ed è stata la legge del 39, che i ritrovamenti archeologici devono andare nel Museo Nazionale del capoluogo di regione. Quindi i bronzi di Cartoceto sono naturalmente vocati ad Ancona, se Ancona esistesse. Trattandosi di una città che non esiste, i bronzi, non appena arrivati, sono evasi. Dove siamo qua? Ancona è una città come Atlantide, sappiamo dove sia, ne sono perso. E allora, mentre Ancona serenamente aspettava di avere quello che le toccava, gli ancoretani non se ne sono accorti. Quei quattro gatti di Pergola, infuocati come delle belve, hanno cominciato a mettere le sbarre per impedire la partenza dei bronzi di Cartoceto. E hanno commosso, me che sono sensibile, commuovo facilmente, e Paolo Poli, grande scrittore, che facevo, eravamo entrati in Parlamento allora, una legge per creare una variante. Nonostante la regola, i bronzi di Cartoceto stiano a Pergola, lo dice di Dio, e la regola non ne frega niente. Quindi abbiamo scippato la Ancona e abbiamo portato a Pergola questi bronzi. Devo dire che non c'è stata una grande reazione da Ancona, ma c'è stata una grande euforia da parte dei pergolesi, i quali hanno finalmente avuto, come se i bronzi di Riace stessero a Riace, secondo la regola, i bronzi di Riace stanno a Reggio. Fatto questo ragionamento per dire che con quella legge, Pomponi ed io corrispondemmo a un richiamo forte di una piccola comunità che nel turismo di chi va a vedere quei bronzi si rispecchiava, Ancona un latitante, totalmente distratta, tanto che recentemente ho proposto, non contro Ancona ovviamente, di fare un referendum per eleggere il capoluogo delle Marche Urbino invece di Ancona, perché Urbino tutti sanno che cos'è, che cosa rappresenta la civiltà anche odierna, cioè il mito di Urbino e il mito della città ideale. Ancona è questo episodio che vi racconto e tanti altri che hanno portato a una specie di elusione rispetto a quello che invece è toccato a voi, perché essendo Urbino forte e attraente e avendo il corrispondente della Galleria Nazionale del Museo Archeologico di Ancona, della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, tenete conto del fatto che ci sono istituti nazionali, cioè statali, con sedi regionali. Allora, il Museo Archeologico sta ad Ancona, nella zona di Ronzi. La Pinacoteca, la Galleria Nazionale, sta a Urbino, nel bellissimo Palazzo Ducale, e quindi è il luogo predestinato per le opere erratiche. Quando, benché Fabriano sia una città importante, staccarono gli affreschi del maestro di Campanonico, li portarono a Urbino, come è giusto, è tristemente giusto, ma voi avete perso, staccati dal muro,
patrimonio che è tipicamente di Fabriano. Fabriano è una città del privato, c'era una collezione importante, c'era, ho voluto che venisse con una assicurazione piuttosto alta, l'ultima opera che è emigrata di qua, che è il San Francesco in estasi, che gioca con un dipinto che sta in America, era la controfaccia di quel dipinto che viene dalla collezione Fornari. Fino a molti decenni fa quel dipinto stava nella collezione della vostra città e oggi è finito nella collezione Magnani Rocca a Parma. Una grande collezione, certamente importante, una collezione con opere nazionali, però anche quello è diverso. Cioè la città che ha rappresentato una scuola così importante non ha un solo gentile da Fabriano e non ha il prezzo di Campolonico. Io sarei incazzato, partirei alla volta di un mito per riprendere il balcotto, che non è stato tolto con lo spirito dei bronzi di Cartoceto. I bronzi di Cartoceto io li ho forzati lì, ho fatto questa legge, all'epoca ero sottosegretario, prima l'avevamo fatta come proposta di legge con Polponi, quando io sono scaduto, i capi dagli uomini, che non durano sempre, si è alzato qualche assessore di questi qui, Ancona, che sono tendenzialmente bruttine, di Ancona le assessore non sono neanche belline, che sarebbe una compensazione per dover essere di Ancona, la quale ha stabilito che i bronzi dovevano fare 6 mesi a Pergola e 6 mesi ad Ancona, cioè, dovevano essere dei pentolari, prendevi questi bronzi che presero tonnellate e andate 6 mesi là, naturalmente la richiesta è stata presa con una pernacchia e sono rimasti a Pergola. Ma la ragione per la quale abbiamo fatto questa eccezione, a parte la natura di Ancona, l'amore dei pergolesi per questi bronzi, insiste sul fatto che sono opere mobili trovate sottoterra e che la legge, nel suo principio ordinante, chiede che vadano nel Museo Nazionale. Ma gli affreschi non sono cose trovate sottoterra, sono cose che appartengono a muri, a edifici, a abbazie, a chiese, a palazzi di una città. E in quel caso è molto ingiusto che staccati finiscano a ordini. C'è qualcosa che è una lesione del corpo di una città che si vede portati via gli affreschi e non rimessi su quei muri, ma rimessi in una galleria nazionale. Quindi occorre che ci sia un'insurrezione per riaverli. Salvo un dato, che se è vero che essi sono un grande maestro, che fra un attimo illustrerò, è vero che la Galleria Nazionale di Urbino è un museo così importante che essi sono un'opera che insieme a Piero della Francesca accresce il peso di quella galleria davanti al mondo. Le persone che vanno ad Urbino vedono una storia dell'arte che ha il maestro fabrianese di Campodonico, benché anonimo, un grande maestro. È una consolazione, non so se vi basti, ma serve per dire anche Piero della Francesca non è nato a Urbino, il suo capolavoro è lì. Anche Raffaello è nato a Urbino, non c'è nessun'opera che sia di Raffaello o di Urbino, e il Duce fece una legge, che io ho fatto nel caso di Pergola, per imporre che un dipinto degli Uffizi, la Muta, fosse perennemente trasferito, prestito senza limite, alla Galleria Nazionale dell'Umbria, perché le telemarche, perché che non ci sia Raffaello o Urbino è contro natura. Quindi questi assestamenti si fanno. Ma certamente, benché i siano soprattutto i fabrianesi, quando uno fa il percorso della pittura del 300 e del 400, compresi alcuni rimanesi, come il maestro di ricoronazione che abbiamo appena visto, a un certo punto si imbatte negli affreschi staccati del maestro di Campolonico, che sono questi che vedete, e vede un maestro che ha la stessa sintesi, la stessa forza, e un senso dei volumi che è pari a quello di Giotto. Lo vedete là in alto, guardate quella meravigliosa annunciazione, purtroppo la parte sottostante è molto ammalorata e quando voi entrate nella galleria di Urbino vedete queste opere che hanno la stessa cifra di opere di Giotto. Naturalmente uno può dire ma Giotto è venuto prima, certamente, qui siamo verso il 1340, ormai Giotto è morto, la pittura del 300 lo segue in maniera molto rigorosa e rigida, alcuni maestri ne offrono delle varianti sensibili come Nardo di Banco a Firenze e i pittori milanesi,
ma nessuno ha interpretato Giotto, innestato su Giotto Lorenzetti, quello che avete visto prima, come maestro di Capodoro, creando, torna indietro, creando. Ma chi ti ha detto andare avanti? Chi è quello strozzo che andare avanti? Indietro. Ecco, è questa, Albino, la viene da vicino Fabriano, l'abbazia di San Biagio in Capelle, che è la denominazione con cui una parte della critica chiamava questo pittore. Prima di diventare maestro di Campodonico, con una denominazione usa l'altoesca, lo si trovava come maestro di San Biagio in Capelle, tanto più con quel nome ancorandolo alla toponomastica di Fabriano. Da San Biagio in Capelle, che c'è ancora, che esiste ancora, probabilmente si vedono ancora tracce delle sinode degli affreschi, sono strappati gli affreschi che avete visto e questa crocifissione. Ecco, qui si sente il culmine più alto, più drammatico, più intenso, più peculiare della scuola di Fabriano. Guardate come il Cristo, che non è quello di Sassoferrato, che in fondo non è neanche quello di Lorenzetti, ha però in quella carne livida e nel suo corpo così allungato una drammaticità che viene enfatizzata dal dialogo quasi solitario con il San Giovanni Evangelista, che sta da solo su un picco, come guardando l'uomo che ha più amato al mondo e trasmettendosi la sua disperazione. Questo dramma, questo teatro della tragica vicenda della passione di Cristo, nessun pittore lo ha rappresentato con questa evidenza, emergendo, facendo crescere la figura ingoffata nel suo panneggio di San Giovanni Evangelista. Ai piedi della croce sta piccola la figura della Maddalena, ci sono poi come indifferenti i due carnefici e poi c'è l'altro gruppo, uno dei gruppi più belli della pittura del Trecento, che è il gruppo di Maria, che diventa un filuppo solo, quasi un sacco che tiene insieme tre corpi che si stringono per sentir meno il dolore della morte di Cristo. E quel gruppo, parimenti alla figura di San Giovanni, è tra le immagini più intense e più drammatiche della pittura del Trecento. Non so se se ne possa vedere in particolare l'avvicinato, in quel passarsi, abbracci, stringersi, rincuorarsi, tentare di uscire dalla disperazione di quelle tre persone che diventano un corpo solo nella parte di sinistra. Proviamo ad andare avanti a vedere alcuni dettagli. Ecco, vedete meglio il San Giovanni che emerge, vedete il gruppo della Madonna reclinata che viene sostenuta, sospesa, perché ha perso forza, perché ha perso vita, perché sente la disperazione della morte del figlio, e questa chiave drammatica e teatrale è rappresentata in
assoluta autonomia sia della scuola umbra sia della scuola riminese, attraverso una determinazione stilistica che connota questo maestro, che potrebbe chiamarsi in qualunque modo, potrebbe chiamarsi Ambrogio Bonnini e avrebbe un grande maestro. Si chiama purtroppo solo maestro di Campolonico, cioè un nome di comodo, una forma che serve a dire qualcosa di qualcuno di cui non sa niente se non il luogo che gli dà il nome. Vedete anche qui, si vede bene il corpo limito del Cristo, la grande eleganza. Su questo artista hanno scritto tanti, ha scritto Longhi, ha scritto Longhi, dice che è uno dei punti più alti dell'intera pittura del 300. Zenio Gonzaga, ultimamente una monografia sul nome che si chiama Marcelli, di Donnini, Marchini, chiunque si è esercitato su questo grande maestro. Andiamo avanti e vediamolo in altre opere. Avanti. Ecco, è importante che arrivi qui, abbiamo le mani che sono in bianco e nero, un'altra opera che stava a Fabriano, a fresco staccato, finito nella collezione Serafini ad Orvieto. E vedete San Giovanni Battista e Santa Caterina. Lo rivedremo finalmente, sono 30 anni che non li vedo, ma vedete anche qua un'assoluta originalità, una cosa che è corpo pesante, una tensione nei panneggi sempre geometrizzanti, ma questo estendersi, allargarsi delle forme del corpo che fa pensare che al giorno a un maestro chiamato maestro di figline, che è un maestro che stava molto vicino a Giorgio, che ha lavorato ad Assisi e che aveva questa tendenza monumentale. Ecco, il monumentalismo che è quasi statuario, collegato con la scultura che noi apprezziamo nella figura di San Giovanni Battista e che ritroviamo in Santa Caterina, combattente con la spada che sarà sospetto nel suo mantino, dopo la ruota che lei riesce a far saltare quando muore della ruota, verrà uccisa con la spada che tiene in mano, vedete anche lei, questa potenza statuaria del panneggio, della forza del suo corpo e la prospettiva perfettamente compiuta della ruota. È interessante su questo punto della prospettiva analizzare un errore del più grande critico di tutti i tempi, perfino più di me e perfino più di Longhi per certi versi, che si chiama Bernard Bergson, quello che ha studiato per tutti, organizzando e classificando i titoli del Rinascimento. Quando trova il maestro di Campolonico, ne avverte a tal punto la grandezza che fa un errore rivelatore, lo scambia per un pittore del 400, lo scambia per un pittore abruzzese che si chiama Andrea Vinzio, che lavora ad Atri, e invece di datarlo 1350, quindi ancora non c'è un giorno, lo data 1440, lo fa sentire un pittore del Rinascimento. Perché? Perché nell'anonimato il maestro di Campolonico nasconde qualcosa che fa sentire l'originalità della sua invenzione, la potenza espressiva che si vede negli affreschi di San Biagio e in questi affreschi staccati, e se voi osservate la posizione della ruota, nella capacità più di Giotto che qualunque pittore del 300 di dominare la prospettiva in profondità. Questo incarno visivo, prospettico, diverso, dà il peso della grandezza di questo maestro che io ritengo, ben chiaro, non meno grande di Gentile da Fabriano. Ma di più, una civiltà si rappresenta non soltanto con una forma artistica, in questo caso con la pittura, ma anche con altre forme, l'oreficeria, la scultura. E chiudendo con maestro di Campoloni, andiamo allora a vedere quello che fortunatamente rimane in una chiesa che voi frequenterete magari per le preghiere di Fabriano, dove c'è rimasto perché è staccato un affresco importantissimo del maestro di Campolonico. È la chiesa della Maddalena, quello che abbiamo portato via a Urbino, si trova invece, ed eccolo qua, ed è il compimento dell'annunciazione che avete visto prima, quella con la finestra che divide i due elementi, rimasto a Fabriano e che io ho voluto fosse in onore della città il manifesto della mostra, un'opera di Fabriano, del più grande pittore di Fabriano insieme a Gentile, e che
è questa restaurata che propone il tema dell'Annunciazione. Cosa è cambiato? Intanto sono passati probabilmente 10 o 12 anni, non credo che sia come qualche studioso precedente, ma successivo all'affresco di San Biagio in Caprile. Quale che sia la data certa, cioè non c'è, c'è unità di spazio, sono due elementi, ma è un solo spazio con l'angelo in una prospettiva verso il vuoto, che ha una cadenza che va dal panneggio, dalle gambe, fino al profilo, che è un tre quarti tirato verso l'esterno, che dà il senso quasi di una medaglia, e l'ala verde e bianca. Dall'altra parte, come era accaduto anche nell'affresco di San Biagio, la Madonna ha la sua casetta, ha un loggiato che allude e anticipa Beato Angelico, allude e anticipa Piero della Francesca e stabilisce un rapporto tra chi non appartiene alla realtà, ma sta in uno spazio immateriale dell'angelo, e chi invece appartiene alla realtà e della Vergine. Ma anche in questo caso il dialogo fra i due sembra incomunicabilità, sembra che non possano parlare. L'angelo ha un'irruenza, una presenza forte nel corpo, ma anche qui meraviglioso, e con il gesto anche di portarlo come in una movenza di danza, il panneggio straordinario della Madonna. Vedete che viene e solleva, come per ascoltare, cosa mi dirà questo che arriva? Nel caso di Lorenzo Lotto, le Marche avranno un'opera così straordinaria, che è la Annunciazione di Re Granati, che la Madonna gira le spalle all'angelo perché ha paura, non vuole neanche vederlo. Lui arriva come se fosse un bullo in motocicletta, arriva come se fosse Brad Pitt, dice vieni con me, e lei dice no, perché non vengo, e fa così con le mani, sicuramente viene il gattino, il più celebre gatto della pittura, che è quello di Re Granati. Beh, se capita questo singolarissimo movimento di corpi e di gatto nella Annunciazione di Re Granati, qui c'è un'Annunciazione che è anch'essa qualcosa di analogo, c'è la Madonna che accetta il suo destino, ma fa questo gesto di sollevare la veste per dare il senso di un movimento anche interiore. E l'altro, severissimo, certo, porta la parola di Dio come qualcosa che non si può dire di no. E lo vedete in questa meravigliosa composizione, che è la più importante testimonianza del pittore rimasta a Fabriano. Ma a questo punto, quello che vedete in questo racconto del dialogo fra l'angelo e la Madonna ha un volume, un peso che fa pensare che il maestro di Campodonico fosse, oltre che pittore, è accaduto a Mantegna, anche scultore. E se non fosse o non sia stato anche scultore, che avesse rapporti con gli scultori. Così l'altra cosa che mi fa pensare che la scuola di Fabriano si connoti come identità assolutamente distinta è le sculture che adesso vedremo, che sono tra le opere più importanti conservate nel nostro museo, e cioè il presepio, o meglio ancora l'adorazione delle immagini, divisa in numerose sculture lignee, una delle quali è una Madonna con un bambino, recentemente ritrovata da una studiosa di Lusana, non pervenuta alla mostra, se non si riconosce il luogo, si ha qua San Giuseppe solitario, seduto, e immagini. Guardiamo, 40, 41, 42, 43. Io, che mi sono avvicinato a queste opere, in qualche modo perfezionando la conoscenza che era intuitiva o episodica, vedendo tante volte in Umbria, nelle Marche e anche in Umbria, per vedere le opere dei Giotteschi e vedendo i Milesi, e non perfezionando l'idea di una scuola di Fabriano autonoma, ho guardato queste sculture che io credo siano di un maestro, che se non residente, come qualcuno vuole, venendo da un convento per ritirarsi in un altro, e cioè Giovanni di Bartolomeo, che è il maestro in cui si identifica questo anonimo, certamente che fosse nato, fosse residente a Fabriano, attesta in queste sculture una forza monumentale assolutamente straordinaria. Guardiamole una per una, 41, 42, 43. No? 40, 41, 42, torno indietro. Ecco.
Certo. Questo è il complesso, mi pare, no? Della 40. La 41 c'è? Insomma, li vedrete, sono nel museo. Nonostante la fondazione Casa di Risparmio di Fabriano di Roma Montana, la tecnologia no, non è questo, un altro, questo è la 45, 44, quello 42, 41. Comunque quando arriveranno vedete una cosa, che nella struttura il peso del corpo, l'articolazione anche del fianco e delle spalle, il volume compiuto, sono cose abbastanza rare nella struttura, soprattutto lignea, la quale presuppone o un punto di vista o un volume piuttosto sommario. Ecco, lo vedete qua. E ha un monumentalismo che ha lo stesso senso e la stessa sensibilità del monumentalismo pittorico del maestro di Campadorico. Vedo questi due come una coppia, i due maestri, non uno del 1445, più o meno la data che si possa ricordare nella festa di San Biagio, e l'altro del 1380, ma entrambi di metà secolo, che si trovano a Fabriano parlando la lingua comune e sentendo la verità, la dimensione monumentale, la statuaria che corrisponde al peso reale del corpo, con un carattere, una natura che fanno sentire il dialogo tra il maestro di Campadorico e il maestro delle immagini, che in queste sculture, in particolare nel bellissimo San Giuseppe, che forse per l'assenza della Vergine era scappata, sta lì a pensare, sta seduto, ha lo stesso peso, la stessa volumetria che abbiamo visto negli affreschi del maestro di Campadorico. C'è un bonus, c'è un peso. Ecco, guardate la meraviglia di San Giuseppe a sinistra, e guardate la statuaria autorevolezza, la forza che esprime il peso di queste sculture. Mi sembra raccontare una scuola fabriana che si articola in pittura e in scultura e che non necessariamente ancorerei al nome di Giovanni di Bartolomeo, il frate in cui si identifica l'autore di quel porarsi. Il documento che ci parla di lui ci dice che aveva lavorato a Monte Lubiano e esiste un complesso perduto che non ci consente quindi di fare un confronto, e si ritiene che quell'autore di Monte Lubiano, poi trasferito vicino a Fabriano, coincida con l'autore di queste sculture. Ma la mancanza del confronto non ci impone di farlo coincidere con questo autore. E quindi anche per lui, come per il maestro di Campadorico, manterrei un nome di comodo, quindi maestro dei magi, ma con una caratteristica: maestro fabrianese dei magi, maestro dei magi di Fabriano, in perfetta sintonia con il suo amico e collega maestro di Campadorico. Quindi al centro del Trecento a Fabriano ci sono due maestri di prima fila, uno scultore grande come Giovanni Pisano, che è il maestro dei magi, e un pittore grande come Giotto, che è il maestro di Campadorico. Questo credo sia quello che viene fuori dalla mostra con maggiore soddisfazione. Il resto possiamo più rapidamente rappresentarlo attraverso una serie di immagini che ci fanno capire cosa capita nella seconda metà del 300 a Fabriano. Capita che si attestano, guardando il decorativismo di alcuni artisti dell'ambito di Giotto come Bernardo Dati, andiamo ora a vedere l'immagine numero 22, se riusciamo a vederla, che è un Bernardo Dati, un giottesco molto corretto, un giottesco pieno di poesia, ma vedete molto schematico, e probabilmente il decorativismo, le stoffe, i dettagli, il gusto sontuario di Bernardo Dati possono essere stati utili per far crescere una scuola che fa pensare che qui ci fosse una grande tradizione di tessuti, oltre che di carne, e comunque un gusto molto raffinato di una capitale che si rappresenta in dettagli sublimi nelle Madonne per devozione, ma soprattutto a rappresentare un potere consolidato di Allegretto Ruzzi e di Francescuccio Bissi. Guardiamo quindi 24 e 25. Sono due grandi maestri. Andiamo, qui vedete come
avanti ancora 24, 25 e poi 26 e 27, qui vedete la formazione, eccolo qua, guardiamo la Madonna, ecco, la Madonna dell'Umiltà è il punto d'arrivo di una ricerca che, muovendosi dal 300, arriva a creare questa icona quasi bidimensionale, che è una immagine certamente legata al culto, ma in cui la cosa che interessa al pittore è il bellissimo cuscino, l'abito, la tunica della Madonna, la forma della veste che diventerà una specie di archetipo per Francesco Giovissi. Se infatti guardiamo questa Madonna dell'Umiltà che viene da San Severino Marte, dall'Allegretto Luzzi, che ci mostra il decorativismo straordinario di Allegretto, vedete come ne deriva, di Renato Restauro, la stessa composizione ancora più raffinata di Francesco Giovissi. Sempre il cuscino, sempre questa dimensione. Ma perché andate avanti? Sempre questa dimensione, come dire, allungata, la presenza dell'angelo e questo oro che dà il senso di una ricchezza, di una forza che è rappresentata in queste immagini emozionali, ma che sono piene di energia cromatica e legata anche alla forza dell'oro. Francescuccio Bissi e Allegretto Luzzi elaborano una iconografia che è molto ripetuta e che probabilmente ha proprio il suo punto d'origine a Fabriano. È qui che nasce questa Madonna dell'Umiltà, Madonna del Latte, che si configura in questo modo e caratterizza le opere di quello che è molto probabilmente il pittore, quello più vicino, a cui guarda il giovanissimo Gentile Fabriano. Ed ecco allora che da questo decorativismo così estremo potremmo dire che Francescuccio Bissi e Allegretto Luzzi sono per il loro tempo equivalenti di un artista come Klimt, che è un artista che tutti conoscono, proprio per il piacere di produrre un mondo perduto, che è un mondo che ha riferimenti al mondo bizantino, a questo, al mosaico. Ecco, è come se qui fosse capitato qualcosa che dopo la spinta in avanti, la potenza espressiva del maestro di Campolonico, porta in una cifra, una misura molto più elegante, molto più cortese, la rappresentazione dei temi come la Madonna del Latte e la Madonna dell'Umiltà. A questo tipo di decorativismo guarda Gentile da Fabriano, che probabilmente nasce intorno al 1370 e quindi ha alle spalle quello che qui abbiamo mostrato, da Giotto fino a Francescuccio Bissi, e ci mostra un modo per tenere insieme sia l'elemento espressivo, drammatico, sia l'elemento decorativo. Lo si vede soprattutto nella crocefissione scoperta nel 1991 in un'asta, dove passò una cifra molto modesta, e poi dopo il restauro ci si accorse, passando da 30 o 40 mila euro a 5 milioni di euro, che era la cimasa, la parte superiore del Politico di Valle Unita, che è quello conservato a Brera. Perché conservato a Brera? Perché tra le tante letture avete avuto anche Napoleone, il quale per fare Notre Dame, una grande raccolta pedagogica dell'arte italiana, portò via dalle Marche alcune opere che riteneva importanti. Da un lato ve le ha portate via, dall'altro lato ne ha riconosciuto fin da allora l'importanza. E quindi fosse la storia dell'arte fondamentale avere prima del proto rinascimento, del rinascimento di Masaccio a Firenze, un'espressione di quello che si chiama gotico internazionale, di cui il più alto campione è Gentile da Fabriano, un artista universale che serve il percorso che da Giotto arriva fino a Masaccio. E allora il Politico di Valle Unita si è sacrificato, è stato sacrificato da Fabriano arrivando a Brera. Brera poi comprato, per una cifra piuttosto alta, questa parte della parte superiore. Vedete che cosa tocca questo pittore? E rispetto a quello che avete visto fin qui, c'è da un lato una forma di espressionismo, di sentimentalismo, qualcosa che rappresenta in modo quasi sfinito la tragedia della morte di questa figura allungata di Cristo in croce, che non è lontano da un maestro di Campolonico, che certamente Gentile vide. Poi vedete femmineo, con questa specie di pianto, di dolore profondamente sentito, di sentimentalismo, la figura del San Giovanni, ma anche l'eleganza meravigliosa dell'abito proiettato profondo contro il
in fondo a oro. E poi, ancora dal maestro di Campodonico, ma con quella, quel blu brillante e quella espressione, così come di chi ha patito un dolore da cui non potrà più risalire, la Madonna. Quindi una composizione di assoluta semplicità, quasi giottesca, e di assoluta eleganza. E questa componente di eleganza, di piacere nel rappresentare la meraviglia degli abiti, poi farà il suo assoluto capolavoro del 1423, che è l'Adorazione delle immagini degli Uffizi per Paolo Strozzi. Un pittore che, partito di qua, sarà veramente internazionale, perché più di ogni pittore italiano lavorerà a Roma, a Firenze, a Venezia, a Milano. Non c'è un solo luogo dove questo fabrianese non sia stato chiamato per rappresentare la posizione della pittura moderna al finire del Medioevo, dell'autunno del Medioevo, di cui egli è il più luminoso rappresentante. E guardate come si potesse fare un'opera più sintetica e più pura di questa, con l'elemento drammatico anche degli angioletti, che sembrano come esprimere un dolore irredimibile, ma anche con un'infinita eleganza che parte dal corpo del Cristo e si diffonde sugli abiti dei due personaggi. E questa verrà la mostra, l'opera che compie il Politico di Vallelomita, così come poi il Politico dei Quaratesi, tante altre opere che avete già viste qua, la precedente occasione in cui si è incontrata la grandezza di questo pittore. Ma per capire il suo passo in avanti rispetto alla cifra sintetica delle Madonne dell'Atto dell'Umiltà, dei suoi amici e maestri Nuzzi e Ghissi, guardiamo l'immagine 34, con questa meravigliosa Madonna dell'Umiltà, in cui vedete il massimo che può fare un artista, ma più il lusso assoluto. Vedete il panneggio sul fondo, molto più che Clint, vedete l'oro dei cuscini che viene direttamente da Francesco Giurissi e dalle Greco Nuzzi. Vedete quel bambino nudo che sta sulle ginocchia di lei, che lo guarda come una regina, con dolcezza e umanità. Ma tutto questo però nel contesto di un lusso lussurioso, addirittura, che potenzia gli effetti che gli venivano dalla lezione di Ghissi e di Nuzzi. Ma più ancora, un altro capolavoro, tra le Madonne già arrivate qui nella precedente occasione, la Madonna di Perugia, della Galleria Nazionale dell'Umbria, che è la numero 32. Anche qui vedete il fondo oro e poi quest'orto sconcluso, l'opera un po' malata, la parte inferiore dove si vede un piccolo gruppo di angeli che sta leggendo uno spartito e canta, e sentiamo la loro voce che sale fino alle orecchie del bambino e della Madonna. La Madonna elegantissima, quasi un modigliani a delittera, una bellissima eleganza sia della veste, sia della, come dire, del ricamo che in qualche modo la incornicia, sia del trono fatto di questa piccola siepe, questo orto sconcluso in cui si pone. E anche qui vedete che siamo andati oltre ogni possibile cifra, quello che gli veniva dai suoi maestri, viene superato in questa umanità e decorazione che si fondono insieme per un effetto straordinario. E infine, proprio perché è l'ultima opera che ha abbandonato la vostra città, e io l'ho voluta tenacemente, l'abbiamo assicurata per 20 milioni di euro, probabilmente li vale, l'opera che acquistò il mio vecchio amico, che oggi sarebbe più che centenario, Magnani, per la sua fondazione a Traversecolo. Ed è numero 31, il San Francesco, che riceve le stimmate. È importante quest'opera, non solo perché stava fino a pochi anni fa qua, ma perché vedete come, con assoluta fedeltà, Gentile da Fabriano si misura con il capostipite, cioè con Giotto, e sceglie il tema delle stimmate di San Francesco da Giotto affrontato in modo molto simile in una celebre opera che sta agli Uffizi. Però allora interpreta e gentilisce allora le montagne, rende come un nureyev che si muove quasi come un ballerino il San Francesco che riceve le stimmate, mette il Cristo fra i cherubini che manda una luce che viene sia dal fondo oro che dalla forza divina, e poi crea una piccola porzioncola con un controluce a cui guarda Frate Leone, che resta abbagliato dalla luce di Cristo. Ebbene, tutto quello che Giotto aveva detto reinterpreta Gentile aggiornandolo di 100 anni. 100 anni dopo lui intende che la lezione di Giotto non è finita, ma
deve arrivare al limite di un'altra soglia, una soglia che è quella di una visione mistica, in cui tutto diventa luce, in cui non c'è più il corpo ma si trasfigura. Quindi mi sembrava che quest'opera potesse chiudere questa formidabile mostra che ha un cerchio che inizia con la fine del 200 e si chiude con Gentile Fabriano, in assoluta coerenza, decidendo e definendo in modo inoppugnabile che esiste una grande scuola della pittura del 300 che si chiama Scuola di Fabriano.